Una bella soddisfazione vedere un palazzo così. Diciamo che un grande lavoro da parte chiaramente del nostro maestro Giorgio Gatice. Senza di lui non si potrebbe fare nulla, quindi è tutto grazie a lui. E poi chiaramente da lui a cascata ci siamo tutti noi, dal primo all'ultimo uomo, ragazzo o ragazzino della palestra. È una grande soddisfazione vedere comunque un palazzetto così prestigioso. È bello vederlo con questo contorno. Sicuramente nelle prossime ore sarà ancora più pieno. Sono contentissimo e spero che sia un buon proseguo per avere sempre risultati migliori da parte della nostra palestra, ma soprattutto anche da parte del karate in Italia. È sempre bello, diciamo che ogni volta è diversa, ogni volta è un'impresa nuova, però la prendiamo sempre come se fosse la prima, nel senso che guardiamo gli obiettivi e tutti giù a testa bassa, chiaramente a lavorare per ottenere tutti quanti insieme. Per quanto riguarda poi il discorso della riuscita o meno della manifestazione, devo dire solo una cosa, che è uno staff meraviglioso. Mamme, genitori, atleti, tutti quanti si sono dati da fare e prodigati, oltre che anche al supporto da parte dell'amministrazione, da parte della Federazione Italiana Karate, del suo presidente, del maestro Hiroshi Shirai e di tutti i tecnici della federazione che hanno contribuito in maniera diversa alla realizzazione di questa manifestazione. Sì, è una bellissima giornata, quindi sono 2 giorni, hanno venduto un sacco di biglietti online, tanti arriveranno, è bellissimo, il palazzetto devo dire che è già quasi pieno nel primo anello, sono quasi 1.000 atleti, vengono da tutta Italia e in più ci saranno tanti ragazzi che verranno a conoscere questo sport. Insomma, per Busta Città Europea dello Sport è il giusto merito di quello che ci siamo guadagnati sul campo. Io sono contento e soddisfatto, ringrazio il Budokan, ringrazio anche tutti gli sponsor che gli hanno dato una mano. Insomma, lo sport deve crescere piano piano, con programmazione, bisogna investire nello sport. Lo sport è anche un modello per far crescere il turismo e la ricettività della nostra città. È una cosa che aiuta i ragazzi anche sotto l'aspetto della salute. Insomma, lo sport a 360 gradi lancia un sacco di messaggi e noi siamo sul pezzo qui tutti i giorni e vogliamo che Busto cresca anche con lo sport, oltre che con la cultura e anche le altre manifestazioni e attività che riempiranno la nostra Busto d'estate. Questo campionato è molto importante e determinante perché è la somma del lavoro di un anno completo di tutti questi atleti qui. La terna arbitrale chiaramente è un contorno molto importante perché sottolinea il lavoro che dovranno svolgere e il lavoro che è stato svolto da tutti gli agonisti durante l'anno. Quindi è un appuntamento sicuramente importantissimo, che determinerà comunque nel tempo la formazione di nuovi atleti e di nuovi tecnici futuri, speriamo. Grazie.